La scoperta di un figlio in arrivo genera sempre un miscuglio di emozioni. Per questo papà, le sensazioni sono state così travolgenti da fargli perdere i sensi. A 27 anni, Nia si sentiva a cavallo della sua vita. Aveva un lavoro molto soddisfacente e viveva in un appartamento tutto suo. C'era solo un aspetto della sua vita che avrebbe cambiato volentieri, quello sentimentale. Non aveva mai avuto difficoltà a trovare un ragazzo, ma nessuna delle sue relazioni affettive riusciva a raggiungere il traguardo di un anno. La più lunga che aveva avuto era durata 8 mesi e si era conclusa senza nemmeno un addio. Non c'erano stati litigi né tradimenti. Nia si era semplicemente svegliata una mattina e aveva scoperto che il suo ragazzo l'aveva bloccata su tutti i social. Forse è colpa mia se se ne vanno tutti. Forse qualcosa nel mio carattere li spinge a scappare a gambe levate, ha confessato una sera Nia ai suoi amici, Rose e Caleb. Sei la ragazza più dolce che abbia mai conosciuto, quindi ti assicuro che non c'è niente di sbagliato nella tua personalità. Un problema però c'è, ha ribattuto Caleb. Nia, incuriosita, gli ha chiesto di spiegare dove fosse l'inghippo. Fai le scelte sbagliate, scegli gli uomini sbagliati, sono loro il problema, Nia, ha dichiarato Caleb. Lascia che ti aiutiamo noi a trovarne uno giusto per te. Non puoi costringere un uomo a restare con te, indipendentemente da quanto sei perfetta. Ne devi trovare uno che vuole restare di sua spontanea volontà. Io conosco una persona che fa il caso tuo e vorrei tanto presentartela. All'inizio Nia non era convinta. Sperava che i suoi amici potessero aiutarla a migliorare se stessa perché non aveva la forza di lanciarsi in un'altra relazione destinata a finire. Mi lascerà come hanno fatto tutti gli altri. Sono io il problema. Devo capire cosa non va in me, ha ripetuto la ragazza. Ma Caleb non aveva intenzione di arrendersi senza lottare. Io e te ci conosciamo da tanti anni. Fidati di me. Ti presenterò un uomo che ti amerà per sempre, le ha promesso. Quella sera le ha dato il numero di telefono del suo amico Robert. Nia ha promesso che avrebbe fatto del suo meglio, ma in cuor suo temeva che anche quel tentativo sarebbe stato un buco nell'acqua. Quel fine settimana, però, ha concordato un orario per andare a cena fuori con Robert. Quando è uscita di casa, lui era già lì ad aspettarla e le ha regalato un sorriso sincero, affettuoso e ammirato. Dopo quella cena ce ne sono state molte altre e ben presto Nia e Robert hanno cominciato una relazione stabile. Proprio quando Nia pensava che tutto stesse andando per il verso giusto, però, ha scoperto di essere incinta. Non aveva programmato quella gravidanza e temeva che Robert sarebbe scappato a gambe levate. Nonostante tutto, era determinata ad avere quel bambino e ne ha parlato col fidanzato senza mezzi termini. Per sua grande sorpresa, lui stesso ha reagito con grande entusiasmo alla notizia e le ha promesso che sarebbero stati una famiglia perfetta. 9 mesi dopo, Nia ha messo al mondo un maschietto che ha chiamato Shai. Dopo 3 anni, Robert le ha chiesto ufficialmente di sposarlo. E per la prima volta in vita sua, Nia si è sentita al sicuro in una relazione. Era così commossa in quel momento che non ha avuto neanche la forza di dire sì. La cerimonia di matrimonio è stata un successo, piena di gioia, risate e amici entusiasti. Nessuno poteva saperlo in quel momento, ma i due sposini nascondevano un segreto. Nia era incinta per la seconda volta. Quando è arrivato il momento di scoprire il sesso del nascituro, la coppia ha avuto una notizia sorprendente. Il dottore ha rivelato infatti che Nia portava in grembo 2 gemelli maschi. Entrambi avevano sempre desiderato una famiglia numerosa e hanno accolto la notizia con grande felicità. Il piccolo Shai non vedeva l'ora di conoscere i suoi fratellini. Riley e Alexander sono arrivati nel 2015, completando il loro nucleo familiare. Nia e Robert erano soddisfatti della famiglia che avevano creato e hanno deciso di fermarsi lì per concentrarsi al meglio sui loro 3 maschietti. La vita però non sempre è d'accordo con le nostre decisioni e trova spesso il modo di sorprenderci quando meno ce lo aspettiamo. Dopo 2 anni, infatti, Nia ha scoperto di essere di nuovo incinta, sebbene lei e Robert avessero preso le giuste precauzioni. Mi sentivo sempre stanca e nauseata, quindi Robert mi ha consigliato di fare un test di gravidanza. Ho rimandato per giorni perché non volevo nemmeno prendere in considerazione la possibilità che fossi incinta. Ma negare l'evidenza non faceva bene a nessuno. Il test, ovviamente, è risultato positivo. Siamo rimasti entrambi senza parole per quasi un'ora, ha raccontato Nia. Lo stupore ha lasciato presto il posto all'eccitazione.
Nia e Robert si sono preparati a dare il benvenuto al nuovo arrivato, sperando che fosse, finalmente, una femminuccia. Dopo un solo mese di gravidanza, Nia ha cominciato a notare delle stranezze che non aveva sperimentato nei due casi precedenti. Sperava che quei cambiamenti fossero dovuti al fatto che stavolta aspettava una bambina e non poteva immaginare che la motivazione fosse ancora più sorprendente. Alla 14ª settimana, il suo pancione era già molto sporgente. Nia si sentiva gonfia come una mongolfiera e faticava a destreggiarsi tra le attività quotidiane. Spaventata, ha deciso quindi di prendere appuntamento con un medico per discutere dei suoi timori. Mentre aspettava il suo turno in sala d'attesa, le è squillato il cellulare. Era Robert. «Qualunque cosa sia, la affronteremo insieme. Non sarai mai sola», le ha assicurato il marito. Le sue parole affettuose l'hanno riempita di forza e coraggio. Mentre il dottore manovrava il manipolo per l'ecografia sul suo pancione gigantesco, Nia ha cercato di pensare positivo. Le prime parole del medico, però, l'hanno fatta rabbrividire. Che lei sappia, nella sua famiglia ci sono state gravidanze multiple, perché aspetta due gemelle. Nia non sapeva nemmeno come rispondere. Da un lato era sollevata perché quell'informazione spiegava il gonfiore anomalo della pancia, ma dall'altro temeva la reazione del marito, che non era certamente pronto a crescere altri due figli. Il dottore l'ha fatta scendere dal lettino, ma dopo averla osservata attentamente per qualche minuto, le ha chiesto il permesso di ripetere l'esame. Una, due. Nia ha tirato un sospiro di sollievo, ma proprio in quel momento il dottore ha esclamato tre. «Ecco perché le misure sono alterate, avrà tre gemelle, non due», ha spiegato allegramente. Nia era sconvolta. Si è rivestita in silenzio, ascoltando con gli occhi sbarrati i consigli del medico, e ha portato a casa la nuova immagine stampata dell'ecografia, con il cuore carico di dubbi. Non sapeva come comunicare la notizia al marito, e soprattutto non riusciva ad immaginare come avrebbe reagito lui. Quel pomeriggio aveva messo in programma una visita ai suoi genitori, ma prima di uscire di casa ha organizzato una piccola sorpresa per Robert, che avrebbe fatto da messaggero al posto suo. Quando è tornato a casa, un'ora dopo, Robert ha notato un regalino incartato sul letto. Pensava che Nia gli avesse comprato qualcosa di speciale, quindi lo ha scartato con entusiasmo. All'interno del pacco c'erano tre tutine rosa da neonato, quasi identiche. Voi come reagireste ad una notizia del genere? Il futuro papà ha perso i sensi, quindi ogni reazione è lecita. Quando ha ritrovato le forze, ha chiamato subito la moglie e le ha assicurato di essere felice della notizia. Era specialmente contento del fatto che fossero tre femminucce che avrebbero portato la loro famiglia ad un equilibrio perfetto. Nel gennaio 2018 le gemelle sono venute al mondo in grande stile. I loro genitori hanno preso immediatamente le misure necessarie per evitare altre sorprese in futuro, perché non hanno alcuna intenzione di ampliare ulteriormente la famiglia. Questa sorpresa è il dono più grande che potessimo ricevere. Ogni volta che lasciamo i nostri figli a scuola, sentiamo terribilmente la loro mancanza. Non vediamo l'ora di crescere insieme a loro, hanno dichiarato orgogliosi Nia e Robert. Voi come avreste preso la notizia al posto loro? Ditecelo nei commenti.